solo 19 anni ed ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi Internazionali di Chimica di Zurigo. Il piccolo genio è Andrea Grossi, studente di Cartoceto, neodiplomato a pieni voti all'ITIS Mattei di Urbino. La competizione, che si è tenuta nella prestigiosa sede del Politecnico Federale di Zurigo, ha regalato ad Andrea l'emozione del podio dopo tre prove di estrema difficoltà disputate tra 348 partecipanti provenienti da 87 nazionalità diverse. Un percorso, quello di Andrea Grossi, iniziato lo scorso anno con un quarto posto alle nazionali contro alunni più grandi di lui, grazie anche agli insegnamenti dei professori Paolo Rossolini e Giacomo Lodovici, che lo hanno supportato nello studio della chimica negli ultimi tre anni. Come nasce in uno studente la passione per la chimica? Nel mio caso è nata fin da piccolo, guardando programmi scientifici in TV, e la passione per le scienze è proseguita, si è espansa e sfocalizzata nella chimica alle superiori. Spiegaci in cosa consiste le tre prove su cui si è basata la gara di Zurigo che ti ha portato alla vittoria del bronzo. Analisi qualitativa si tratta di riconoscere cosa ho in una provetta, ad esempio potrebbe essere un sale di calcio, ferro, magnesio, sodio, devo riconoscere cos'è. Quantitativa devo riconoscere quanto di quel sale è presente, in maniera di massa o di volume. E sintesi organica si tratta di far reagire due reagenti e ottenere un prodotto e poi purificarlo e filtrarlo. Chi ti è stato vicino in questo percorso che oggi ti ha portato alla vittoria? Beh, certamente la scuola e tutti i professori, specialmente quelli di chimica, che mi hanno aiutato molto in questo percorso delle gare. E un ringraziamento va anche a ex olimpionici che hanno partecipato in passato e che mi hanno dato una mano in questa gara in Svizzera. Arrivare alle Olimpiadi, la fase internazionale, è un qualcosa che era successo circa 30 anni fa nel nostro istituto. Per arrivare a Zurigo Andrea ha dovuto superare diversi step, per cui i giochi della chimica sono cominciati con una fase nazionale di istituto online, in cui a partire da 25-30 mila studenti circa si è passati a 3 mila suddivisi nelle varie regioni. I 250 circa studenti che si sono classificati nella regione Marche poi hanno dovuto effettuare un'ulteriore prova presso l'Università di Camerino, e da questa prova regionale sono usciti i campioni regionali delle varie classi di concorso. Poi hanno dovuto ulteriormente sottoporsi ad una prova nazionale che è stata effettuata a Roma, da cui poi il nostro Andrea ha effettuato una prova magnifica e che gli ha consentito di essere convocato per le Olimpiadi Internazionali di Zurigo. Che consiglio vorresti dare a un tuo coetaneo che vorrebbe intraprendere questo stesso tuo percorso? Di non pensare che sia molto difficile o che sia impossibile, è relativamente facile se ci si impegna, è fattibile.